Benvenuta all'inferno. Wow. Questa si vende a un ottimo prezzo. Shh. Qualcuno è stato qui. Tu hai visto qualcosa? Ho visto qualcosa. C'era qualcuno, ma era tutto confuso e non riuscivo a muovere un dito. Ma che cazzo di posto è questo? Ci avevano assicurato che era... Nella nostra linea di universo, ma non qui evidentemente. Il rischio c'era. Cerchiamo di essere prudenti uscendo. A questo punto non è il caso di contare troppo sulle previsioni. Non siamo totalmente al buio. Conosciamo la traiettoria, non può variare di molto. E cerchiamo di non mancare all'appuntamento. E niente armi. L'unica variabile su cui possiamo sparare è quella che mette in pericolo la sopravvivenza dell'ultimo di noi. Se proprio tutto dovesse andare storto. Cosa è successo? Non lo so. Ci dividiamo.
Quando vorresti incontrarmi? Verso la fine di questo mese, prima non c'è possibile. Vediamo. Avrai uno spazio il 23. Troppo presto? Non si potrebbe qualche giorno dopo. Va benissimo per il 23. Ma Giulia, non abbiamo... Va benissimo, ce la facciamo. Ce la fissi, per favore. Passate domani per la quota e i documenti. È seguito un arresto di alcuni di questi manifestanti, mentre un piccolo gruppo è riuscito a fuggire. Parlo con il signor Vargas? Lei conosce questo ragazzo? Sì, è Davide. Mi dà una mano ogni tanto. È successo qualcosa? No. Sì e no. Ci sono delle cose che forse può aiutarci a capire. Sa qualcosa di questo oggetto? No. Mai visto niente del genere. E allora perché c'è il suo nome e il suo numero di telefono? Marcus, vuoi completare, per favore? C'è una variabile che ti è sfuggita. Qualcuno di voi sa dirmi quale? Vabbè, era per tendere troppo. Alla prossima! Io lascio, non gioco più. Vuoi rifarti? Non ho neanche soldi per una birra. Giocati in testa.
Ne hai ancora per molto o stacchi tra poco? Che c'è? Non parli più? Potrei avere una birra? Non te l'ha detto nessuno che non si supera in fila? Le regole sulla distanza vanno osservate in ogni spazio aperto. Si ricorda che i congiungimenti sono tollerati per la maggiore età solo in forma privata e nel rispetto delle leggi di tempo. Un tutor al 16. I non adulti vanno prenotati e autorizzati dagli uffici competenti. Per la salvaguardia del bene comune, l'inosservanza di queste regole comporta sanzioni che prevedono obbligatoriamente le discipline dell'isolamento, il processo di rieducazione e di messa in prova. Avete un'ora. Ancora voi. Bel gioiellino, eh? Quella cos'è? Mi ha detto quello che soffro, non c'è altro, lo giuro. Beh, riproviamoci. Sai, abbiamo la memoria corta. Cosa ci facevi là? Non potevo lasciarla da sola. Sai cosa comporta un congiungimento pubblico? Ha fratelli. Ha fratelli questo Davide. No. Questa storia è assurda. Li conosciamo quelli come voi. Io non so niente. Perché non mi volete credere?
Stai forse sostenendo che io mi sbagli a non crederti? Ottima scelta. Ti stanno bene? Davvero? Davvero. Costano un sacco. Grazie per l'altro giorno. Ma non so, non mi convince molto. Posso pensarci? È un pezzo unico, neanche abbastanza raro. Beh, però ci penso. Arrivederci. Ha mai visto un oggetto simile? No, mai visto. Di cosa si tratta? È un prototipo. È stato rubato e crediamo che la persona che l'ha fatto stia cercando di rivenderlo, senza avere la minima idea di che cosa si tratti. E che cos'è? Non siamo autorizzati a parlarne. Il proprietario ha incaricato la nostra agenzia di occuparsene. Lascio qui? Sì, va bene, lasci pure lì. Ripasseremo. Lo conservi se dovesse capitarle fra le mani. Io vado. Ehi, ehi, mi aspetti? No, devo andare tardissimo. Vengo fuori, aspetta un attimo. Te ne vai? E Newton, mica ci mollerai così. Ci pensi tu? Sì. Per Newton, lo spazio e il tempo erano immutabili, sì, ed infiniti. Ma dai, dovevo finirci il giro! Ma chi se ne frega di Newton dello spazio?
cosa ci fai qua? Dici a me? No, tu sosia. Mamma è arrabbiata. Davi, sei tu? No. Ma sei stato fuori tutta la notte? Ma con chi sei stato? Con nessuno. Mi sono perso, ho trovato la strada solo stamattina. Ma perché non hai chiamato? E dai che palle, ho dimenticato la casa cellulare. Passi da te. No, sono sicuro che mi stanno controllando anche adesso. Non ti sembra di esagerare? Non sono entrato in mia notte per rubare un candelabro. E tu devi starmi a sentire. Ok, dimmi. Da parte di Vargas. E leggi le istruzioni. Amico, da sempre. Era un amico di mio padre. Una strana storia. Laureati in fisica tutte e due. Poi lavoravano assieme, ma quando mio padre se n'è andato non ha più voluto saperne. Ha mollato tutto. La fisica, l'università, le ricerche. E oggi fa rigattiere. Ehi. Lascialo suonare. Potrebbe essere Vargas. Pronto. Ma dove sei? Irene, ciao, sono da Alice. Irene, mi senti? Sì, sì. Vieni a prendere, dai. Arrivo subito.
Allora? Allora che? Cosa vuole? Ma chi? Come chi, scemo, Irene? Ha bevuto troppo. Vuole che l'accompagni a casa. Ah, poverina. Non può andare qualcun altro? Evidentemente no. Torno fra 10 minuti. A me pare una gran stronzata. Io tra 10 minuti dormo. Una scenata di gelosia? Un po' come ti pare. Aspetta, vado a prenderti una cosa. Top secret. Che cos'è? Dinamite. Fa a pezzi le teorie di Green e Witten. Pezzetti piccoli piccoli. Intendevo quella cosa. Oh. È una trappola. Per i cattivi pensieri. Non dovremmo. Tante cose non si dovrebbero. Fermiamoci qui. Ti raccompagno a casa. Non serve. Irene. Cosa volete? Credo che tu lo sappia. Come credo tu sappia che non bisogna desiderare la roba da altri. Adesso tu ci darai uno strano oggetto di cui non sapresti che cosa fartene. Oppure informazioni. Ma l'hai chiamata tu? Mi ha chiamato lei. Ma che cazzo stai facendo, David? Niente, niente, è soltanto una paranoica. Non è successo niente. Comunque dice che torna domani. Cerca di non fare lo stronzo. Ma chi fa lo stronzo? E poi scusa, mica abbiamo... No, lasciamo perdere. Ehi. Ha chiamato la tua amica, dice che al cellulare non rispondevi. Quale amica? Che ne so io. Avrei detto il suo nome? No.
cosa ci fa qua? David? Ma non eri uscito? No. Stavi uscendo tu, mi pare. Più tardi. Ti serve la casa libera? Scema. Ha chiamato la tua amica. Me l'hai già detto? Ah sì? Boh. Se sapevo che eri in casa te la passavo. Lenny? Ma ti sei fumata qualcosa? Lenny, ma che ore sono? Le due. Vargas, ho azionato la macchina. Lo so che ho fatto una cazzata, ma l'ho fatto e non capisco. Quale macchina? Dai cazzo, Vargas, quella che mi hai dato tu, quella per cui ti hanno menato. Ma non stai parlando? Nessuno mi ha menato. Se non puoi parlare, basta che mi dici ok. Ma cosa stai dicendo? Ha vibrato il tuo cellulare. Vabbè, ma mi hai chiamato tu. Non ti ho chiamato. Forse qualcuno ha il tuo cellulare. Nessuna chiamata per te a casa. Lenny! Lenny! Vargas. Ma il dono dell'ubiquità, non ti ho neanche sentito uscire. Guarda che sono uscito e che tu ancora dormivi. Sì, e poi sono io quella che si fa le canne. Che mania. Serve un pacchetto regalo? No, me li lasci così, grazie. Da dove viene? Dall'inferno, cazzo, non lo so. Ho cercato di trovare quei due balordi che me l'hanno portata, ma non so dove siano. Ehi, meglio se non ci vediamo per un po'. Se quella cosa è quello che penso... Non diventare paranoico. E tu non fidarti. Non fidarsi troppo allunga la vita.
Ciao Vargas, aspetto che ti fido tu. Stai attento ragazzo. Usi questo tono solo perché sai che non possiamo contattare il comando della missione. Non provateci. Non vi conviene. Troverete in un mondo che non è il vostro, in un'epoca che non è la vostra. Teoricamente potreste anche riattraversare la linea che divide i due mondi. Ma la distorsione temporale in cui vi infilerete non è reversibile. Dal momento in cui scenderete con me nell'edificio sarà come se voi non foste mai esistiti. E se la vostra missione avrà successo, pochi minuti dopo il passaggio anche questa conversazione non avrà mai avuto luogo. Ricordatevi che il passaggio potrebbe non essere indolore. Per quanto abbiamo ricostruito la scena con cura, potrebbero verificarsi dislocazioni, anche minime, con effetti imprevedibili, ma voi siete stati addestrati anche per questo, d'altronde. I sotterranei di questo edificio risalgono a più di 100 anni fa e sono sempre stati sotto il controllo del governo. Voi vi sposterete di 80 anni, quindi la configurazione di arrivo dovrebbe essere la stessa. Ma non possiamo escludere le differenze anche rilevanti. Soprattutto per quel che riguarda il passato, d'altronde. Il disastro che dovrete riparare proviene proprio da quel mondo, che ci ha infettati come un virus. L'evento ha una data e una faccia precise. 2014, esattamente 80 anni fa. La faccia è questa, e credo che sia ben impressa nelle vostre menti ormai. Da quando questo studente di fisica ha messo piede nel nostro mondo, la situazione è precipitata. Sfortunatamente gli è stato impedito di tornarsene da dove era venuto. Abbiamo perso le sue tracce, e qualche anno dopo lo ritroviamo a capo dell'organizzazione che oggi ci sta assediando. Nel 2025 è stato catturato e ucciso, altro grande sbaglio, perché così abbiamo fatto dello studente un eroe e del fuoco di paglia un incendio. Vecchia storia. Vecchia storia, ma non si impara mai. Altra vecchia conoscenza. Vargas. Semplice rigattiere, ma in realtà studioso di fisica. Nella linea temporale che conosciamo, la macchina passerà per le sue mani e lui sarà il primo ad usarla, anzi, lui sarà il primo a capire. Noi siamo qui. Scendendo lungo questo condotto arriveremo alla camera di dislocazione. Al vostro risveglio azionate il timer per la distruzione della macchina. Avrete alcuni minuti per allontanarvi, non risalite nell'edificio. Il condotto verrà distrutto nell'esplosione. Uscirete attraverso questo tunnel, dovrebbe portarvi all'esterno in una zona sicura. Dovrebbe. La gerarchia la conoscete. Airi nel vostro capo. Andiamo? Sì. Arrivo.
David? David? Sì. Sì, volevo solo sentirti. A Ginevra ci stanno lavorando da anni, ma hanno collezionato solo una serie di fallimenti. Conferme al modello standard della fisica quantistica, ma niente di più, niente che vada nella direzione della supersimmetria. Ma il fatto che non si possa verificare non implica che la teoria sia falsa. Non lo implica, d'accordo, ma una qualche verifica dobbiamo poterla ipotizzare prima o poi. Questa cosa non ha senso. Però nessuno dice che non potremo accontentarci di una verifica indiretta. Insomma, non ne sappiamo un accidente, ma almeno questo spiegherebbe cose che altrimenti non tornano. Più o meno. La meccanica quantistica ipotizza che di un evento si verifichino tutte le possibili varianti, ciascuna in un universo distinto. Gli eventi sono snodi, biforcazioni. Mi sono alzato da quella sedia, ma avrei potuto anche non farlo. Qui si dice che questa cosa continua ad esistere. Semplicemente percorre una strada che non comunica più con la mia. Insomma, si realizzano tutti i risultati possibili, non esiste una strada che non venga percorsa. E quindi non ha senso nulla, nemmeno l'idea di una verifica. Perché? Se tutte le possibilità si realizzano, cosa verifichi? Tanto quello che escludi accade comunque. Ma non è solo la tua linea di universo. E allora siamo burattini. Che senso ha che mi alzi da quella sedia se so che un altro me stesso continua a starci seduto? La scelta, la libertà, vanno a farsi benedire. Ma cosa c'entra la libertà? Il fatto che si realizzi il contrario di ciò che fai non implica che tu non abbia la possibilità di farlo. Dentro quell'armadio c'è un libro. Dentro quel libro c'è scritto dettagliatamente tutto quello che farai, minuto per minuto. Tu non puoi in alcun modo aprire l'armadio e leggerlo, però sai per certo che le cose stanno così. Continueresti a considerarti libero? Sì, ma perché io so che non posso aprire quell'armadio per definizione? Ma io so che quel libro esiste. La coerenza è garantita dal fatto che non vi è alcuna interferenza fra le possibilità. Per definizione. E se non fosse così? Se fosse possibile un'interferenza, un passaggio. Ma questo creerebbe delle contraddizioni insanabili. Rispetto a quale coerenza? Anche ipotizzando che potessimo risolvere la cosa sul piano logico, resterebbe il problema di quale possa essere la porta. Una singolarità. Un buco nero. Peccato che attraversarlo. Non attraversarlo, contenerlo e controllarlo. Adesso si mescolano anche gli studenti. Ho sentito dire che vogliono istituire una vigilanza permanente anche qua all'università. Ancora qui? Irene è già uscita? Chi? Irene. Chi è Irene? Come chi è Irene? Alla fine l'hai trovata la giacca? Sì, sì, l'ho trovata. Cosa fai? Non volevo spaventarti. Non mi hai spaventato, è che non mi aspettavo. Ma non dovevamo trovarci qui? Sì, ma più tardi.
Cosa stai facendo? Lo sai che non si può. Che succede? Non capisco. Ti possono vedere. Chi? Un doppio di ogni cosa e di ogni persona. Io, tu, questa casa, mia madre. Davide. È tutto uguale. Anzi, no, non proprio tutto. Ci sono delle strane regole. E non c'è Irene. Ma stai dicendo qualcosa di completamente assurdo. Non aspettavo mi credessi. Ascolta, noi possiamo parlare di fisica quantistica e buchi spazio-temporali, ma poi beviamo birra e siamo qua, ora, uno di fronte all'altro. Ok. Ok, facciamo una cosa. C'è una sfasatura di tempo, di circa 3 ore, forse qualcosa di più, che mi impedirà di finire nelle mani del mio alter ego. Adesso a casa non c'è nessuno. E guarda lì, mi restituirò la giacca. Ho preso la sua per sbaglio. Tu sei matto. Ascoltami. Ti do le chiavi di casa. Tu esci, 3 minuti, 2, rientri. Non ne sono ancora sicuro, ma penso che la cosa abbia una certa ragione d'azione. Stiamo giocando a mosca cieca? Sarà un gioco parecchio strano, vedrai. David! David, dove sei? Fammi capire una cosa, Houdini. Mi stai prendendo per il culo? Da dove vieni tu? Ve l'ho già detto, ma non mi credete. Basta provarci. Possiamo farlo anche adesso. Nel tempo. Si chiarirebbe tutto. Nel tempo. Faremo ogni verifica, tranquillo. E studieremo anche quella strana sfera. Ma ammetterai che è difficile da credere. E insisti a dire che non hai fratelli. Sì. Cioè no. Non ho fratelli, ho una sorella. Verificheremo anche questo. Non mi piace questa storia. Dove hai conosciuto Alice? All'università. Ma non la conosco in realtà. Insomma, sì. Ma non è quella che conosco io. Datemi quella macchina, vi mostro cosa succede quando la si aziona. Ascolta ragazzo, controlleremo quella tua macchina. Ma quello che ci stai dicendo non ha alcun senso. E ti assicuro che rimarrai qui fino a quando non capiremo chi sei e il perché di tutta questa faccenda assurda. E voi? Domanda sbagliata. Ricominciamo da capo. Cos'è? Qual è il problema? Ma se abbiamo fatto come tutte le altre volte, che problema c'è adesso? Dobbiamo parlare. La conoscenza è potere. Stai un passo indietro. È lucidità, è controllo.
La conoscenza ci libera dal sentimento. Il sentimento è la nostra natura primitiva. Ci impedisce di essere un unico organismo. Io odio. Non sei l'unica. Non mi stai aiutando per niente. Ci siamo incontrati qualche giorno fa. E se ne fregava delle regole sulla distanza, così all'aperto, il primo giorno. È sembrato strano anche a me. Ma tu sai chi è Irene? Irene? No. Io bevevo, teso come un folle, nel suo occhio. Cielo livido in cui nasce l'uragano, la dolcezza che incanta e il piacere che uccide. Io non so dove fuggi, tu ignori dove io vada. Sembra scritta per noi. Credo che me ne tornerò a casa. Perché? Cosa c'è che non va, David? Cosa c'è? È Irene un problema? Allora? Mi basta capire se è Irene un problema, mi tolgo di mezzo. Non capisci. Irene lavora con me e basta. E poi non ho intenzione di mettermi a giustificare a te tutto quello che faccio. Ma neanche te lo chiedo. Sono fatti tuoi. È solo che non voglio essere presa in giro. Quella è proprio stronza. Siamo visitatori. È il nostro compito è chiudere una falla, non salvare. Ma allora perché sento questo male? Se sapesse quello che so io, del tempo, delle variabili, di ogni suo gesto, di ogni suo respiro, amerebbe ancora la sua vita. Quello che potrei impedire accadrà comunque, altrove. Allora perché siamo qui? Vorrei poterti dire ogni cosa, Alice, e andare via. Ma non mi crederesti. Perché hai voluto vedermi? Perché potrebbe essere l'ultima volta che ci vediamo. Te ne vai? Devo prima terminare un lavoro, e poi non so. Quello che stai facendo con David? Sì, in un certo senso. In un certo senso? In un certo senso c'entra David. E c'entri anche tu. Oh sì, chiaro. Sei venuta qui a dirmi quello che David non è capace di dirmi? Beh, forse non voglio sentirlo. Deciderà lui quello che gli pare. E forse sarò io ad andarmene. Alice, tu non capisci. Sono stufa di sentirmi dire che non capisco. Vuoi la verità? Sì, voglio la verità. Tanto non crederai ad una sola parola, ti avverto. Tu provaci. Questa macchina è unica. Ed è l'unica in grado di farci distorcere lo spazio-tempo. Di ogni cosa, di ogni albero, di ogni casa, persino di ogni persona esiste un doppio, ma questa macchina è unica. La sua distruzione renderà i due mondi impermeabili, ma deve essere distrutta nel passato di quel mondo. Prima che si verifichi l'evento che ha scatenato la nostra rovina. L'abbiamo studiata per anni. Proprio nei laboratori di questo edificio. Abbiamo effettuato anche diversi spostamenti nel mondo parallelo per cercare di capire l'anarchia che lo governa, nonostante sia così simile al nostro. Fino a quando abbiamo scoperto la possibilità di ritararla come un vettore temporale di sola andata, per così dire. Nessuna possibilità di ritorno.
Esatto, nessuna possibilità di ritorno. E non solo il senso è irreversibile, ma anche il suo raggio d'azione. La macchina vi sposterà nel mondo parallelo e simultaneamente nel passato di 80 anni esatti, non un istante di più. Non sappiamo perché. Tienilo, per quando ti sarai schiarito le idee. Stai bene? Sì. Sì, sono soltanto incazzata, tanto incazzata. Se devi andare vai pure, chiudo io. Sei sicura? Sicura. A domani allora. A domani. Sai, Alex, forse ho la soluzione al nostro problema. Cioè? Allora, ragazze, ci divertiamo un po'? Oh, meno male, mi stavo proprio rompendo. Serataccia? Lascia stare. Finalmente ti fai viva. Ehi, qui le decisioni le prendo io. Siamo quasi al punto di snodo, lo sai, vero? Non vorrei che tu finissi per prenderci gusto nel ruolo di studentessa modello. Mi state controllando? Quando arriva il segnale sapete cosa fare. Fatelo e basta. 2 giorni e poi sparite. Il rapporto sull'azione? Quale rapporto? Non siete ridicoli. Finita questa chiamata non ci rivedremo più. Io magari finisco l'università e voi rifatevi una vita. O andate al diavolo. A032.
Un congiungimento fuori dalle regole non è consentito. Dovreste saperlo. Non ho praticamente mai scritto con le mie mani e non mi piace quello che sto per fare. Se sopravviverai a tutto questo, vorrà dire che avrò svolto il mio compito e mi maledirai per non averti aiutato. Eppure, non aiutandoti, ti salverò. La tua salvezza doveva essere solo un effetto collaterale della mia missione. Adesso sento che mi importa. Ed è strano. È così nuovo. Sono stata addestrata a uccidere, a non sentire, a nascondermi nei sentimenti degli altri per approfittare di ogni loro debolezza. E lo farò ancora. Anche domani. Anche con te. Ma questa volta lo farò con le lacrime in gola. Vengo da una distanza che non puoi nemmeno immaginare. Da un luogo che non rivedrò mai più. Mentendoti, ti ho sempre detto la verità. Perdonami, Irene. Almeno questo è davvero il mio nome. Signor Vargas. Sono io, Angelina. Fai come se fosse a casa tua. Abbiamo tempo. Io invece immagino di essere sacrificabile. Non esattamente. Altrimenti non saremo qui a fare questa amichevole discussione. Diciamo che ci accontentiamo di impedirti di nuocere fino a quando Irene non avrà terminato il suo lavoro. E poi? E poi per te saremo solo un ricordo difficile da raccontare. Cosa avete fatto la signora? Nulla di irreparabile. Sarebbe chiuso.
Le abbiamo guardate fra noi. Per tenere le migliori, ma non riusciamo proprio a decidere. Prima di farle vedere agli altri, abbiamo bisogno del tuo consiglio. Che cosa volete? Una piccola consegna. Ci andrei io, ma sfiga. Proprio stasera ho un impegno. E neanche loro possono andare. Vero che non puoi, Ivan? Tutto a posto, Ivan? Sì, tutto a posto. Così ho pensato che ci potevi andare tu. Siete proprio dei figli di puttana. Avevate premeditato tutto. Vai, consegni e te ne torni a casa. Mi spieghi cosa c'è? Niente. In questa faccenda ci siamo dentro tutti. Non mi sembra giusto coinvolgerla così. Ma lo senti? Facciamo così. Tu stasera la segui, vedi come va a finire tutto, poi torni da me e riferisci. Va bene? Sono sbagliati questi calcoli? Non credo. Li ho ricontrollati un sacco di volte. È il presupposto che è sbagliato. Tu continui a non prendere in considerazione la teoria delle oscillazioni. Io non credo alla teoria delle oscillazioni. Si sta solo perdendo tempo. Però devi ammettere che spiegherebbe molte cose. Tre ore di sfasamento. Circa tre ore indietro rispetto a noi. E questo non ti basta per convincerti? Ma ci sono parecchie cose strane. È come se le persone non potessero incontrarsi, stare tra di loro. Perché non mi fai dare un'occhiata a quella macchina? Tu non ti fidi di me. Non è vero. Quello che mi hai raccontato è difficile da credere. E il resto della roba? Non lo so. Dove cazzo è? Non so niente, lo giuro. Lascia che io veda la macchina. Ci lavoreremo. Io ti conosco. Devo parlare con Vargas. Ne parli come se fosse tuo padre.
David. Alice, chiuditi dalla porta quando esci. Ok, arrivo. Il mio collega ci deve lasciare, Vargas. Non ti dispiace, vero? No, no! Alice! 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 Pensare che non ti avrei più rivista. Perché non hai fede. Ti raggiungo lì. Cosa potevo fare, cazzo? Cosa? Non c'è più tempo, Matteo. No, non potevo aspettare. Devo provarci. Ho 3 ore, almeno lei. Devo provare a salvarla. Aspettami lì. Quanto ci metti? Ho quasi fatto. La nostra conversazione finisce qua. È stata lei! Era con me, non può essere stata che lei. Non potresti fare nulla comunque, David. È troppo tardi. Lo capisci che è colpa mia? Lo capisci? Ma chi è, cazzo? Chi è? Sono bastardo.
Dammi quella dannata macchina. So per cosa vuoi usarla. Ma a questo punto non è più così importante. Posso farlo io per te se vuoi. Dammi la sfera. David, io ho visto quel che succederà. È inutile girarci intorno, non uscirai vivo da questa cosa. Alice è morta a causa mia. Devo farlo io. Non vivrei comunque. Verrò con te. Ero con te quando Alice cercava di chiamarti. E poi ho un lavoro da finire. Succederà? L'inevitabile. Ma come fai a saperlo? Vengo dal futuro. Non ti chiedo di crederlo. Cazzo. Tieni, l'ho scritta per te. Ma non voglio che la leggi adesso. Grazie, Vargas. Tu forse mi rivedrai. Io no. Dobbiamo farlo finché siamo in tempo. È troppo pericoloso. Non abbiamo alternative. Sapete cosa potrebbe significare, vero? Che noi potremmo improvvisamente sparire. Come se non fossimo mai esistiti. Il paradosso di Bergeret. Se potessi viaggiare nel passato e uccidessi il padre di mia madre non esisterebbe. Ma di conseguenza neanche io, pertanto il mio viaggio sarebbe impossibile. Adesso sappiamo che le cose non stanno così. Lo sappiamo in teoria, ma non possiamo esserne certi. Ma siamo certi che il nostro mondo sta finendo. Non sprecheremo anni di ricerca tecnologica e addestramento per uno scopo che non possiamo permetterci. Da quando le nostre vite contano più del nostro ordine sociale? L'unico orizzonte di spostamento che la macchina ci consente è di 80 anni. Tra un mese sarà tardi. Non potremo più risalire a Monte dell'Evento. Allora facciamolo. E subito. La macchina trascinerà nello spostamento ogni composto organico nell'arco di 5 metri. E ogni oggetto direttamente connesso a voi. Dovrete distruggerla in quel mondo prima che finisca nelle mani sbagliate. Lo farete immediatamente dopo il vostro risveglio. Voi resterete semplicemente intrappolati nel passato. Tutto chiaro?
prima. Hai detto che non sei riuscito a vivere questa cosa. Non lo so, David. Quel che accadrà è già successo. Ma questa volta c'è una differenza. Io sono la differenza. Ci rivedremo, David. Se in te non lo farei. L'ho già fatto. Abbiamo 2 minuti per toglierci di qua. Sapevo che non dovevano affidare a te questo compito. Quelli che ci hanno dato l'incarico devono ancora nascere. E per quanto mi riguarda, possono anche fottersi. Non mi va di sparare a qualcuno che non può difendersi. Vattene da qui.
Difficile da credere, vero? Lo so. Ci vuole coraggio per quello che faremo. Ma voi lo avete. Consegna? Firma. Leggi. My skin slightly electrified.